Sindaco, ma lei è ancora comunista, come dice? Assolutamente sì. Buonasera. Buonasera. È l'oggetto di questa iniziativa del governo. Il tema del rapporto fra la Sicilia e il fenomeno migratorio, con le innegabili ricadute anche sul piano economico, sociale e sanitario. E rimangono diversità di vedute con il governo, che ha proposto alcune iniziative ma slegate ad un calendario, quindi al di fuori di scadenze precise. Abbiamo dimostrato con i documenti che l'hotspot di Lampedusa e sostanzialmente tutti gli altri centri di accoglienza vanno chiusi, vanno svuotati per essere adeguati alle norme anti-Covid. Da parte del governo c'è la volontà di cominciare con quello di Lampedusa. Addirittura hanno accreditato questa iniziativa come nei prossimi giorni. Abbiamo chiesto di non portare più navi ONG nei porti siciliani e nei porti italiani, perché è il momento che anche l'Europa adesso faccia la propria parte. La Sicilia si fa carico dei migranti che arrivano con i barconi o con i barchini ed è già un grande risultato. Siamo contrari all'ampliamento degli hotspot ovunque si trovino nell'isola. Abbiamo detto con franchezza che Lampedusa soffre un momento di particolare gravità e di tensione sociale che va contenuta e neutralizzata. Il governo ha assicurato iniziative di carattere economico e finanziario a sostegno della comunità di Lampedusa. Noi sugli hotspot andiamo avanti, abbiamo consegnato al tavolo del governo le stesse richieste che avevamo avanzato nella nostra ordinanza con l'assessore Razza che è qui con me, quindi abbiamo detto al governo che naturalmente restiamo vigili. Non ci aspettavamo, non ci facevamo grandi illusioni e avevamo ragione. È rimasta e rimane la volontà a parole da parte del governo centrale di volere finalmente affrontare questo grave, grave problema. Se le parole diventeranno fatti lo vedremo nei prossimi giorni, ma noi non indietreggiamo di un solo centimetro. No, beh, non è che le parole soddisfano, soddisfano i fatti. I lampedusani hanno bisogno di risposte concrete. Abbiamo chiesto lo stato di emergenza, lo ha chiesto il comune di Lampedusa, l'abbiamo chiesto noi come governo regionale.
il governo risponde che lo stato di emergenza c'è già in tutta Italia, non c'è bisogno che ci sia per Lampedusa. Noi riteniamo sia una sottovalutazione grave del problema, ma il governo propone soluzioni economiche per quella isoletta. Se le soluzioni economiche non arrivano o se saranno soltanto acqua fresca, lo vedremo fra qualche giorno. L'unica cosa certa, e questo è quello che ci soddisfa, è che abbiamo dovuto e potuto prendere atto che anche il governo è d'accordo con noi sul fatto che migliaia di migranti non possono essere ammassati in locali malsani, come ha dimostrato il nostro gruppo di lavoro che ha effettuato i sopralluoghi. Addirittura il ministro Lamorgese pensava che nei prossimi giorni si potrebbe già aprire un cantiere per adeguare quell'hotspot lampedusano, ma varrebbe anche per Pozzallo, ma varrebbe anche per Messina, ma varrebbe anche per Porto Empedocle, ma varrebbe anche per tutti gli altri centri, Caltanissetta. In Sicilia ne abbiamo 42, il 90% di questi centri è fuorilegge dal punto di vista delle norme anti-Covid. Quindi è chiaro che noi restiamo in attesa, non siamo assolutamente soddisfatti perché risposte concrete non ne sono arrivate, prendiamo atto della buona volontà che ha espresso il governo, ma di buone volontà, come sapete, sono lastricate tutte le strade del mondo. Per aprire un cantiere deve essere svuotato, certo. Nel frattempo abbiamo chiesto più navi per evitare che i migranti rimangano nell'hotspot. Il governo dice che entro due giorni ne farà arrivare tre a Lampedusa, il che consentirebbe di svuotare l'hotspot e quindi sarebbe già per noi un primo risultato. Insomma, abbiamo aperto una breccia in un muro che sembrava di cemento armato. Dopo 10 anni finalmente abbiamo posto al centro dell'attenzione questo lungo calvario, inesorabile calvario, interminabile calvario che la popolazione siciliana ha sopportato con grande serenità e con grande pazienza, ma adesso questo calvario lo vogliamo condividere con gli altri paesi europei. L'Europa, se c'è, dia un segnale concreto. Noi siamo arrivati ai limiti. Mi scusi, quindi l'hotspot di Lampedusa, loro vi hanno assicurato che verrà chiuso nei prossimi giorni? Sì, così ha detto, libereranno l'hotspot perché i migranti saranno trasferiti in più navi per la quarantena. Se ricordate bene, questa della nave quarantena è una proposta che avevamo avanzato noi qualche mese fa, quando dicevano non troviamo navi, noi gliene avevamo trovata già una da poter ormeggiare in rada. Insomma, la gente ha paura in Sicilia, ecco, è una paura che si accentua con il coronavirus, e quando c'è paura non c'è percezione di sicurezza. Questo ho dichiarato al Presidente del Consiglio e ai ministri presenti e spero che abbiano preso atto di questa amara, difficile realtà. Buonasera, buon lavoro a tutti. Grazie.